siamo ancora accampati vicino al Monte Sinai, la montagna di Dio. Mosè è tornato sul monte per sostituire le tavole dei 10 comandamenti che si erano rotte. Quindi, ancora una volta, siamo tutti in attesa. Non vedo l'ora che partiamo per la terra promessa, perché mia madre continua a trovarmi un mucchio di lavori da fare. Ecco a voi, amici. Ci vediamo. A domani. Ero così stanco che non vedevo l'ora di andare a dormire. Seth! Seth! Dove sei finito? Seth, hai lavorato tanto per finire il recinto. È ora che tu vada a letto, figlio mio. Mamma, perché ci sono i tuoni sulla montagna? Dio sta dando a Mosè le nuove tavole dei comandamenti. Il Signore ci ha perdonati, ma dobbiamo imparare a obbedirgli. I comandamenti ci insegneranno come. Seth, devi dire le tue preghiere. Oh, Seth. Dio, sii la guida della tua gente. Aiutaci ad essere migliori. E fa che Mosè torni sano e salvo. Ormai è via da molto tempo. Non nominerai il nome del Signore tuo Dio invano, perché il Signore non lascerà impunito chi oserà farlo. Ricorda di santificare le feste con la preghiera e il riposo. Per 6 giorni della settimana ti dedicherai al lavoro e ai tuoi doveri quotidiani, ma il 7° giorno dovrai dedicarlo al riposo e al Signore tuo Dio. Seth, è ora di svegliarsi. Che cosa? Che sta succedendo? Ancora 5 minuti, mamma. Seth, c'è molto da fare. Devi dare da mangiare agli animali. Oh. Ah, e non dimenticare di raccogliere abbastanza manna per 2 giorni. Da stanotte, il giorno santo. Ah, il sabato, il giorno del riposo. Leila! Leila! Chi ti chiama? Non lo so, ma sveglierà tutto l'accampamento. Leila! Chi è che sta urlando e mi ha svegliato? Leila! Ma un povero animale non può più neanche dormire in pace qui, eh? È quello che mi sono chiesto per tutta la notte sentendo qualcuno di noi che russava. Quando sono molto stanca, russo. Portare la legna e le pietre per il recinto è faticosissimo, ragazzi. Meglio sentirti russare che lamentarti come al solito. Attento, ratto. Prego, roditore per l'esattezza. Oh, smettetela voi due. Cercate di essere gentili. Leila, devi venire immediatamente. Joshua! Leila, devi venire. È arrivato il momento per BTA. Oh, vengo subito. Che succede? Quale momento è arrivato? Mia cugina BTA sta per avere un bambino. Dobbiamo andare. Mamma, è dall'altro lato dell'accampamento. Come facciamo per gli animali? Hai ragione. Come possiamo fare? Si può sapere che cosa succede? Jasana! Oh no, non puoi farmi questo. Jasana! Cosa c'è? Ti spiacerebbe badare a Seth? Mia cugina sta per avere un bambino. Oh, mi sembra una buona idea. Andrà benissimo. Seth è un bambino molto maturo e baderà a se stesso e agli animali. Va bene, d'accordo. Oh, meno male. Ti ringrazio tanto. Non sarà per molto tempo, un paio di giorni al massimo. Mamma! Su, andiamo, dobbiamo sbrigarci. Ah, Seth, collabora con Jasana fino al mio ritorno. Magari puoi aiutarlo nelle faccende. Aiutarmi? Oh no! Grandioso. Ragazzo mio, non ho chiesto io questo accordo, nemmeno tu, ma sarà un'esperienza educativa per entrambi. Sotto la mia tutela vedrai che imparerai moltissime cose, stanne certo. Ci scommetto. Questo secondo te sarebbe un cesto? Prendine uno più grande. Ma Jasana, dobbiamo raccogliere manna solo per un giorno. Non discutere con me, ragazzo. Va subito a prenderne uno più grande che sia un vero cesto. E sella immediatamente questo dannatissimo dromedario! Sì, signore, lo faccio subito. Ah, meglio che lo faccia io! Da qui, togliti!
d'accordo, ragazzo, se l'asino. Ma tu non sperare che finisca qui. La manna era un cibo simile a batuffoli bianchi che Dio ci dava tutte le mattine, eccetto il giorno di riposo, perché Dio non voleva che lavorassimo in quel giorno, voleva che riposassimo e pregassimo. Fermiamoci e inizia a raccogliere. Qualche volta mi sembra che abbia il sapore dell'olio d'oliva. Ma mi ricorda anche il sapore del miele. Diventerà marcio se ne raccoglieremo più di quanto serve per oggi e domani. Si guasterà, lo sanno tutti. Raccogli la manna e basta, e lascia che sia io a pensare. Magari imparerai qualcosa. Ma Gesana, perché vuoi raccogliere più di quanto il Signore ha detto? Perché è probabile che io riesca a venderla. Prova a spiegartelo in un altro modo. Ti garantisco che tutto ok, se qualche cosa metti via per te. Se un soldino metti in tasca pure tu, in poco tempo ricco diverrai. Si garantisce in nome del Signore, sì certo che sia tutto vero. Se lui scopre che menzogna è, allora non vorrai essere te. Devi fare ciò che puoi per avere ciò che vuoi. Dio sa che così va il mondo. Quando ci parlò Mosè di carità, tu forse hai fatto il finto tonto. Questo soldo è mio, garantisco io, non importa chi lo ha perso poco fa. Chi l'ha preso, Dio di sicuro lo sa, di certo presto ricco diverrà. Puoi mischiare le cose come sai, convincermi di ciò che vuoi, ma se inganni me, certo Dio no, anche se il nome suo usi invano. Devi fare ciò che puoi per avere ciò che vuoi. Dio sa che così va il mondo. Quando ci parlò Mosè di onestà, tu forse hai fatto il finto tonto. Te lo dico, quando io garantisco che Dio sarà certo dietro. Se molto ricco sarò io per avere ciò che vuoi. Per ora lo sai, devi far ciò che puoi. Per avere ciò che sai, vuoi, devi far ciò che puoi. Entra dentro, sbrigati. Non guardare. Sì, signore. Seth, vieni un po' qui, ragazzo. Come? Non hai paura che io veda il tuo nascondiglio? Da un'occhiata qui. Tocca. Ma è appiccicoso e viscido. Appiccicoso e viscido. È bagnato. Ecco cos'è. È bagnato. Ti rendi conto di che significa? Che dovrai cercare un nuovo nascondiglio. C'è acqua qui sotto, sotto la sabbia, sotto la mia tenda. Te l'immagini cosa succederebbe se ci fosse una sorgente sotto la mia tenda? Potremmo scavare un pozzo. La gente non dovrebbe andare dall'altra parte dell'accampamento per riempire le giare. Potrebbero venire qui nella mia umile tenda, qui, al pozzo di Gesanra. Acqua per tutti a un prezzo conveniente, giusto? Adesso sì che ci sei. Pensa dell'acqua, pensa alla convenienza, pensa soprattutto ai soldi. Soprattutto a quelli. Beh, adesso è ora di cominciare. Cominciare cosa? A scavare il pozzo. Adesso? Ma tra poco è il giorno sacro. Non possiamo lavorare. E se qualcuno lo scoprisse? Non preoccuparti, questo sarà il nostro piccolo segreto. Ma che cosa ne penserà il Signore? Quando Dio ti dà un dono come questo, sarebbe un peccato aspettare anche un solo momento. Se facessimo venire a lavorare anche i tuoi animali, faremmo molto prima. Adesso loro sono troppo stanchi. Che sciocchezza! Abbiamo tutti bisogno di una sferzata di vitalità per portare a termine il mio geniale progetto. Oh, Joshua, hai trovato qualcuno che aiuti BTA? Sì, Aaron, la sta aiutando Leila. Nessun segno di Mosè? No, non si vede. Ma oggi almeno la montagna tace. Rientra all'accampamento. Mosè non tornerà che dopo il sabato. No, Joshua, stai sbagliando. Mosè ritorna prima del sabato, eccolo!
ci volle molto perché la notizia si spargesse. Dio aveva sostituito le tavole distrutte e Mosè stava scendendo dalla montagna con quelle nuove. Hai sentito la notizia? Mosè è tornato. Scusami, mamma. Devo andare a controllare una cosa. Andiamo, Zack! Efraim, dove stai andando? Ormai è quasi sabato. È importante! Efraim! Ti prego, mamma, 5 minuti e torno subito, te lo prometto. Tutto questo è ingiusto! Ormai è quasi il tramonto, poi finalmente potremo riposarci. Ne dubito, quel caprone non si ferma davanti a niente. Dovevamo fare tutti come sciali e rifiutarci di lavorare. Sicuro? Così il vecchio sadico ci avrebbe picchiati con il bastone. E ci provi! Non ho paura di lui. Neanche io ho paura di lui. È il suo bastone che mi terrorizza. Sta attenta, buona nulla! Vuoi che ti rompa questo bastone sulla schiena? Shadi, che cos'è tutto questo chiasso? Io sto cercando di riposare. Lavoro di notte, non lo sai. Amos, avevo bisogno di te e tu non rispondevi. Scusa, i tappi. Certo che sei proprio furbo, tu. Amos, puoi intrufolarti nella tenda di Jesana e scoprire che cosa sta succedendo? Sicuro, sono un roditore. Ma credo che quell'umano arriverà prima di me. Hai già trovato l'acqua? No, solo sabbia melmosa. Continua a scavare! Non è giusto, lo sai bene. Il sabato comincia dal tramonto. Zitto e scava! Potrai fermarti quando troverai l'acqua! Non riesco a crederci. Efraim, tua madre è preoccupata. Devi tornare alla tenda, il sole è tramontato da un pezzo. Non posso. Efraim, sta accadendo qualcosa di strano in quella tenda. Il mio amico è nei guai. Di che si tratta? Devi dirmelo, figliolo. Non dobbiamo intervenire da soli. Meglio andare da Mosè. Sono così stanca che mi sento svenire. Anch'io, dobbiamo fare qualcosa. So come possiamo sentirci meglio. Cantiamo la nostra canzone. Io per andare a seminar presto mi devo alzare e vado lesto a lavorare, il grano vo a piantare. 6 giorni andiamo a lavorare, ciò che amiamo far, ma il settimo di questi 10 ci piace riposar. Mi alzo presto tutti i dì e tutti i giorni, sì. Al sole devo lavorare, non cerco di scappare. 6 giorni andiamo a lavorare, ciò che amiamo far, ma il settimo di questi dì ci piace riposar. Quel che io devo il giorno fare, pesi trasportar, ed anche se fatica fo, non dico mai di no. Ma poi arriva il sabato, mi posso riposar. Io voglio anche ringraziar dei doni che mi dà. 6 giorni sodo lavoriam, nostro signor lo sa. Ma quando viene il sabato, vogliamo riposar. Io semino per tutto il dì, raccolgo il grano tutto il dì, io porto pesi tutto il dì, tiro l'aratro tutto il dì, e sotto il sole sempre sto, non dico alla fatica no, per questo per un giorno intero, 6 giorni duro faticamo, vogliamo riposar. Stupida bestia! Tu l'hai fatto apposta! No! No, Jesana! Rachel è stanca, è solo che non ce la fa più!
Bene, allora vuol dire che adesso sostituirò questa stupida asina sfaticata con quel dromedario buono a nulla e lo costringerò a lavorare, fosse l'ultima cosa che faccio. Non essere dispiaciuta. Stanotte non avremmo dovuto lavorare. Amos, che succede là dentro? Pazzesco! Non credere se non avessi visto con i miei occhi. È la più grande opera di costruzione dopo le piramidi. E lavorano durante il giorno sacro. Come sospettavo. Quell'uomo non mostra alcun rispetto per le leggi del Signore. Non mi piace come si comporta. Adesso farò i conti con quel dromedario. Oh, sembra che qui stiano arrivando un mucchio di guai. Oh, eccolo qui. Vola via. D'accordo, adesso ascoltami, vecchio cane del deserto. Se credi di poter rovinare i miei piani e restare seduto qui mentre i tuoi amici continuano a lavorare, non osare mai più guardarmi in questo modo. Ti insegnerò io chi comanda da queste parti. Mosè, cosa credi di fare, Jason? Mosè, che bello rivederti dopo così tanto tempo. Mosè, la tua faccia. Sono stato alla presenza di Dio. Dov'è Seth? Dov'è Seth? Seth, mamma, stai bene? Sì, sto bene. Che significa tutto il questo? Il fatto è che la sabbia sotto la mia tenda era bagnata, quindi scaviamo un pozzo per l'accampamento. Non sai che è il giorno del Signore? È cominciato il sabato da quando è calato il sole, il periodo in cui uomini e animali devono riposare. Il Signore dice: per 6 giorni puoi dedicarti al tuo lavoro, ma il 7° giorno devi riposare. Tornate alle vostre tende. Joshua e io penseremo a Jason. Andiamo a casa, Seth. Addirittura 3 cesti di manna. Oh, Mosè, ti prego, l'ho raccolta pensando a tutti gli altri. Lo giuro su Dio. Attento. Si dice di te che usi spesso il nome di Dio invano. Tu non hai idea di quanto infinitamente prezioso sia il nome di Dio. Quel nome è un tesoro più prezioso dell'oro. Anche ora l'hai usato con noncuranza, giurando il falso per giustificare i tuoi desideri e la tua avidità. Ah, ti prego, Mosè, sono pentito. Ho agito molto male. Adesso me ne rendo conto. Mosè, c'è effettivamente qualcosa qui sotto. Non è acqua, comunque è nera e appiccicosa. Ovviamente robaccia senza valore. Jason, dovrai attendere che finisca il sabato e poi dovrai ricoprire questo pozzo perfettamente e da solo. Niente animali o bambini. Dovrai fare tutto il lavoro da solo. Farò con piacere il supervisore. Buona idea. Grazie, Mosè, grazie. Grazie per l'aiuto. Gli amici servono a questo, no? Ci vediamo domani. A domani. Buonanotte. Seth, su, vieni dentro. Non avrei dovuto permetterglielo. Io avrei dovuto impedirgli di farci lavorare. Sei solo un bambino, Seth. In effetti sono stata io a sbagliare. Avrei dovuto scegliere un protettore migliore per te. Ora basta. Andiamo a letto. Domani non si lavora. Buonanotte, Amos. Anche a te. Tutto è bene ciò che finisce bene. Su, dormiamo. Potete russare quanto volete perché io mi metto i tappi alle orecchie. Ehi, amici. Stavo solo scherzando, sapete? Ragazzi! Ehi, sentitelo per favore. Adesso mamma, basta. Su, piantatela. Dormii bene quella notte. Penso che imparai una lezione importante.
A Dio importa molto cosa facciamo e cosa diciamo. Dobbiamo stare attenti alle parole che escono dalla nostra bocca e avere tempo ogni settimana per riposare e stare con Lui. Abbiamo bisogno di onorarlo ogni momento della nostra vita.